Oggi ospitiamo una giovane artista dal nome Stella. Ciao, come stai? Ciao, grazie, tutto bene. Stella, sei giovanissima, vero? Sì, ancora non ho 18 anni. Ecco, non diciamo l'età, però hai meno di 18 anni. Però è già da tempo che fai questo tipo di attività artistica. Me la vuoi spiegare? Cosa fai di bello? Sì, io da quando ho praticamente 8 anni che canto e giro l'Italia cantando, ma non solo con il canto, perché poi comunque faccio danza da 13 anni, ho fatto per molti anni musical, faccio recitazione, quindi insomma, sin da piccola mi do da fare, dai. E questa passione da dove nasce? Ma per la musica e per l'arte in generale nasce dai miei genitori, sin da quando veramente sono piccolissima. Poi per il canto, a 4 anni ero stonata come una campana, poi mia madre e mio padre si sono separati e mia madre si è messa con un altro uomo, Nico, che aveva la passione per il canto, quindi aveva il karaoke a casa e io, visto che ero a casa nuova, c'era questo nuovo attrezzo, dai, e sperimentavo, ho cominciato a cantare e mi è venuto un vocione che, insomma, per una bambina di 6 anni era abbastanza anomalo, è iniziata così. Stella, ricordi qual è stato il tuo primo brano che hai eseguito? Sì, Quando due si lasciano di Amata D'Angelo. È stato un brano casuale o l'hai scelto? E se l'hai scelto, perché? Amata D'Angelo mi è sempre piaciuta molto, poi quando ero piccola la vedevo così bella, era molto giovane, e niente, tra le canzoni del karaoke e le canzoni dei cartoni animati, ho sempre guardato molti film, quindi non le sapevo e ho iniziato con invece cantanti, insomma, affermati perché ascoltavo quelli, quindi è stata una scelta, diciamo, casuale, dai. E quale artista ti somiglia di più, a tuo parere? Oggi? Ad sì, oggi? Ad oggi. Che mi somiglia di più? Sì, non lo so, è una domanda complessa perché io non mi reputo solo cantante, vorrei diventare, sto facendo un percorso per, insomma, prepararmi a 360 gradi, quindi non lo so, forse italiano non lo so trovare. E invece non italiano? Non italiano, guarda, a livello canoro, interpretativo, mi sento molto affine ad Adele perché il suo mondo interiore, il suo spessore mi piace moltissimo, mi ci ritrovo molto. Per quanto riguarda l'essere eclettica, da un'Ariana Grande a le cantanti che fanno attrici, ballano, spettacoli, eccetera, tutte quelle che, insomma, sono veramente performer, mi ritrovo. Se ne avessi l'opportunità, con quale artista vorresti duettare? Allora, sicuramente Tiziana Ferro, italiano, sì, lui, e non italiano, Ed Sheeran, sì, Beyoncé, dai, sì. Veniamo invece alle manifestazioni a cui hai preso parte. Allora, io ho iniziato, ho fatto molti concorsi da più piccolo, ho fatto il premio Mia Martini, e all'età di 13 anni mi sembra, poi Vocine di Castrocaro, per poi arrivare all'esperienza più importante. E Ti lascio una canzone su Rai 1 con Antonella Clerici, la sesta edizione, facevo la terza media primo liceo, è stata un'esperienza molto, molto forte, impegnativa, insomma, importante. E poi successivamente ho fatto tantissimi altri concorsi, ho fatto un contest molto importante a Roma che si chiama You Can Sing, itinerante per i locali di Roma, molto bello. E ho partecipato veramente a tantissime cose, non so tenere il conto. Ultimamente hai anche preso parte, e tra l'altro hai anche vinto, a Promuovi la tua musica. Ricordi questa manifestazione? Sì, assolutamente sì. Cosa mi vuoi raccontare di quello che è avvenuto durante quella serata? Innanzitutto, se ti aspettavi di vincere, tra l'altro. No, non mi aspettavo di vincere perché mi sono trovata in una serata dove
insomma, gli altri concorrenti avevano generi diversi, moderni, rock, i più disparati veramente. Io invece mi sono presentata con un mio inedito scritto interamente da me, quindi anche una soddisfazione personale, ma molto, come dire, classico, melodico italiano, insomma, non avevo un genere. Una canzone con un genere particolare, ecco. E quindi, come c'erano veramente anche cantanti molto grandi, con moltissima esperienza, non pensavo di vincere, ecco, avevo individuato altre persone, però sono stata molto molto contenta perché, ripeto, è stata una serata molto variegata, divertente, piena di energia, quindi è stata una bellissima soddisfazione. E poi ho cantato la mia canzone, il mio inedito. E che ho scritto e dedicato al ragazzo con cui sto. Il ragazzo era nel pubblico, era la prima volta che la cantavo in pubblico, quindi è stato un bel momento. Il titolo del brano? Arriverò. Dedicato al tuo ragazzo, però ora mi dovrai svelare il nome del ragazzo. Danilo. Quindi lo possiamo anche salutare se vuoi. Sì. Ciao, Gioia. Bella, e ovviamente questa è una delle tue ultime manifestazioni a cui hai preso parte, però ce ne saranno altre. Cosa mi puoi svelare del futuro o anche del presente? Allora, diciamo che sto aspettando di finire scuola perché insomma, mi sono attrezzata con la Machine Jam, che è come dire, uno strumento elettronico importante con cui creare basi alternative diverse, quindi ci sto lavorando e spero di concentrarmi su questo strumento quest'estate, sicuramente sulla scrittura e poi. Ci sono progetti grandi, insomma, nella strada, però non li svelo per scaramanzia, dai. Vabbè, ma qualche anticipazione, dai, senza svelarci, però Vabbè, darci qualche anticipazione. sicuramente sto facendo provini importanti perché crescendo ovviamente si aprono molte più porte. Poi incomincio a sentirmi pronta, incomincio ad aver acquisito anche una consapevolezza maggiore di ciò che faccio, quindi. Insomma, sto facendo provini importanti, sto incidendo un CD con varie MP3 per poter aprire magari un canale fatto bene, un blog fatto bene, visto che ho moltissimi interessi. Quindi ecco, sto lavorando anche molto su questo, sul web, perché credo si debba puntare su questo. Il mondo dello spettacolo è come te lo aspettavi? Sì. Ne sono entrata a far parte, diciamo, entrata in contatto fin da piccola, quindi ci sono cresciuta e fa parte del mio DNA, cioè la vera Stella Grillo è quando sta lì in mezzo. Quindi diciamo che sono cresciuta con quella realtà, non è così. Stella, prima di concludere questa intervista, dovrai svelarmi il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto? Sì. Allora, il mio sogno nel cassetto ovviamente è di diventare una cantante, ma non solo, perché avendo comunque altre passioni, io spero di poter essere veramente un'artista a tutto tondo, cioè poter, come veramente si fa all'estero, poter recitare, poter ballare, cantare, principalmente cantante, dai, e usare questo mio lavoro. Io amo moltissimo il sociale, le problematiche sociali, insomma l'aiuto, la beneficenza, il volontariato. Quindi io spero, da quando sono piccola, che spero insomma, di fare del mio lavoro anche un modo per aiutare gli altri e per mettermi sul sociale, assolutamente. Stella, un grande in bocca al lupo per quello che sarà la tua Crevi? carriera, che sicuramente sarà lunga e ti frutterà tanti successi. E auguro anche ai nostri telespettatori di poterti sentire dal vivo in qualche occasione e ti aspetto prossimamente per altre trasmissioni per poter raccontare quello che oggi per scaramanzia non puoi dirmi. Perfetto, grazie mille. Thank you.